Io sono arrivato qui a Trieste nel maggio 2017 per lavoro. Da divoratore di giornali ho scoperto l'esistenza di questa associazione dall'agenda del piccolo che appunto leggo quotidianamente. La prima cosa, il primo evento, diciamo, di cui sono venuto a conoscenza era mi pare si chiamassero le colazioni del martedì, un appuntamento il martedì mattina, una colazione americana. E niente, mi sono presentato, mi è piaciuta come cosa perché sostanzialmente si chiacchierava davanti a un caffè e a una ciambella, e mi è piaciuto il fatto che c'erano persone di madrelingua inglese, ecco, cioè non solo fra gli insegnanti, ma anche fra diciamo, i frequentatori dell'associazione. Ma cioè, è bello che ti siedi al tavolo con degli sconosciuti, ti presenti e cominci a chiacchierare. C'è comunque una persona dell'associazione che cerca di guidare la conversazione, però cioè, alla fine è piacevole perché conosci persone nuove. Dopo di questo ho partecipato a Weekend Warrior, questa full immersion di 2 giorni nel weekend, questo corso intensivo di inglese con metodi, diciamo così, non convenzionali. Sono stati molto divertenti e poi ho partecipato a delle lezioni serali, anche in questo caso con metodi originali. Cioè, non ci venivano dati compiti per casa e i compiti che facevamo qui nell'associazione erano sempre diversi e voglio dire, posso dire strani, ecco. Sostanzialmente ci facevano giocare ed erano anche giochi, cioè metodi di insegnamento che non lo so, che uno si aspetta magari in classi per gente un po' più giovane, che però effettivamente sono efficaci. E sicuramente l'associazione è presente sui media ed è quindi presente anche nella vita culturale della città. Gli incontri, diciamo, quell'incontro che ho seguito, c'era un po' di gente e anche parlando con altre persone, quando si parla anche di lezioni di inglese, insomma, il nome dell'associazione italo-americana viene fuori.